Medaus, le interviste. Allora, siamo in compagnia di Davide Esposito in arte Cicala. Quando inizia la tua carriera, Davide, nel campo musicale? Allora, salve a tutti intanto. Allora, io ho cominciato a suonare, diciamo, dai 18 anni più o meno, quindi abbastanza tardi, però ho iniziato subito, diciamo, con la passione della composizione, quindi di scrivere musica inedita, e ho provato inizialmente, diciamo, a esibirmi da solo, voce e chitarra, fin quando poi non ho incontrato, diciamo, la mia prima band, che si chiama Onda 33, con i quali ho, diciamo, composto alcuni brani e ho pubblicato alcuni EP. Ora sono arrivato appunto dal 2017, più o meno sto lavorando al progetto solista, che appunto si chiama Cicala, e sto lavorando, diciamo, cioè ho finito, diciamo, di lavorare al mio primo album, che uscirà il 22 novembre. Insomma, siamo prossimi quindi ad ascoltare al completo l'album. Sì, l'intero lavoro, sì. Certo. Abbiamo pubblicato due singoli che sono stati appunto estrapolati da quest'album, e sono appunto Il Saggio Tiranno e Penso, che sono stati pubblicati anche videoclip, quindi su YouTube trovate, diciamo, tutto il necessario online, diciamo, tutto il nostro materiale. Ecco, tra poco arriveremo a parlare di questi, insomma, due estratti, di questi due singoli, ma io volevo chiederti, in questi 10 anni di esperienze in questo campo musicale, quali sono quelle più significative che ti hanno toccato, che ti hanno magari anche spinto a proseguire? Sì, allora, diciamo che chiaramente è una strada molto molto difficile. Io chiaramente ho fatto anche altro in questi 10 anni, mi sono laureato nel frattempo anche in filosofia, diciamo, non neanche lì uno sbocco, diciamo, occupazionale facile, però comunque ho cercato sostanzialmente di vivere la mia vita e di raccontare poi questa mia vita nelle canzoni. Diciamo che quello che mi porta ad andare avanti è chiaramente una passione verso, diciamo, la composizione in particolar modo, quindi il bisogno di raccontarsi, e chiaramente ci sono stati molti episodi che mi hanno portato poi all'idea di lasciar perdere, no? Di gettare la spugna, però poi in realtà sono sempre stato lì, perché appunto quando è una vera passione poi persisti in ogni caso, anche nonostante le difficoltà. Quindi sì, la fortuna anche di aver incontrato le persone giuste in determinate circostanze, che mi hanno poi dato la forza di continuare, a partire, diciamo, dai ragazzi anche con cui adesso collaboro musicalmente nel mio progetto. Quindi sicuramente c'è ancora molto da fare, questo voglio dire. Ecco, tu hai fatto un passaggio in merito anche alla tua carriera da studente, no? Hai studiato, sì. Ti sei laureato in filosofia, ma hai anche fatto, continui a farlo, non lo so ancora, il portalettere. Quindi com'è stato conciliare la musica con il lavoro e gli studi, insomma? Allora, diciamo che dopo l'università ho cominciato a fare vari lavori, in realtà mi sono sempre dato da fare, anche perché comunque chiaramente volevo sentirmi anche un po' a posto con la coscienza, volevo continuare a fare musicista, però chiaramente le difficoltà di vivere di questa cosa sono tante. Ho fatto tanti lavori, però ho fatto anche il portalettere per un periodo, adesso non lo faccio più. Mm-hmm. Con le poste, quindi ho fatto questa esperienza lavorativa di 2 anni che sicuramente mi ha formato e mi ha dato anche diciamo delle possibilità economiche che magari prima non avevo, e si fa, diciamo che riesci a farcela se hai la motivazione giusta, ecco. Quindi, a proposito, c'è qualcuno al tuo fianco che senti di ringraziare, che ti ha dato la motivazione giusta? Sì, io come ho scritto anche nei ringraziamenti poi all'interno proprio del disco, che saranno anche in copia fisica, fondamentalmente io ringrazio tutte le persone che sono entrate anche per poco tempo nella mia vita, perché mi hanno dato poi quell'ispirazione necessaria sia per scrivere e quindi comporre, ma anche proprio per andare avanti in questo campo, per cercare di stringere i denti. Ho una ragazza chiaramente da molti anni che anche mi supporta in questa cosa, per fortuna, quindi sì, ci sono molte persone in realtà che mi sento di ringraziare. Ok, noi stiamo per ascoltare Il Saggio Tiranno, ce lo presenti? Sì, allora Il Saggio Tiranno è la prima traccia di questo disco, che si titola La Canzone di Anime Animali, e fondamentalmente proprio da un punto di vista concettuale molto coerente poi con tutte le altre tracce del disco. È una canzone che parla del tempo, il tempo è Il Saggio Tiranno appunto, e parla soprattutto di lavoro,
cioè dell'idea appunto di lavorare per poi costruire in un certo senso un futuro sicuro. In realtà questa è un'illusione, almeno nella mia concezione appunto, che cerco di trasferire in questa canzone, che sostanzialmente diciamo che, ecco, partiamo dal nome del progetto, Cicala. Perché Cicala? Perché la cicala rappresenta, almeno dal mio punto di vista, il simbolo, diciamo, del vivere alla giornata, ecco così. Mentre invece la formica si contrappone a questo simbolo, e la formica invece rappresenta il lavorare per costruire per un futuro più sicuro. Ecco, ci sono queste due contrapposizioni. Infatti nel videoclip si vede praticamente io che combatto contro me stesso, o meglio contro l'altra parte di me, quella, diciamo, più attenta appunto alle sicurezze della vita, e quell'altra invece è quella più artista, che vuole vivere, diciamo, il tempo presente facendo ciò che ama fare. Questo sostanzialmente, quindi diciamo che si fa prima ad ascoltarle, a cercare di capire da sé. Ma ovviamente nello scrivere e comporre canzoni ti portano ad un lavoro di introspezione, di conoscere anche te stesso. Hai scoperto cose che non conoscevi? Certo, questo mi ha aiutato anche sicuramente il mio percorso di studi, sicuramente. Però sì, è un'attitudine, diciamo, naturale la mia, quella di guardare dentro, insomma, perché poi anche un guardare all'esterno non è mai un guardare solo se stessi. Si parte da dentro per poi guardare fuori e viceversa, insomma. Cosa ci fai col lavoro se non vedi mai la sola moneta che andrebbe spesa con sobrietà? Parlo del tempo, dell'unico saggio tiranno. Nessuna sommossa potrà arrestare la sua crudeltà. Il corpo risponde nel modo più logico, sai. Se non lo rispetti vedrai che si vendicherà. Perché non accetti la tua natura mortale? Sei solo curioso di sapere quanto resisterai. Ma se sei vivo è vero adesso, domani chi lo sa. Non aspettare il tuo momento, che non arriva mai. E se la vita è vita adesso, costruisciti da solo il tuo successo. Cosa ci fai col lavoro se a casa non torni mai? Si è smesso di credere che ciò che sei non è ciò che hai. È quello che dai a delineare la tua identità. Ma nella mia società peggio precari che schiavi per l'eternità. Se sei vivo è vero adesso, domani chi lo sa. Non aspettare il tuo momento, che non arriva mai. E se la vita è vita adesso, costruisciti da solo il tuo successo. E dove vai così di corsa? Oziare non sempre guasta. Il lavoro ti stressa. Stay in bed, float upstream.
Ed era il saggio Tiranno di Davide Esposito in arte.